Lancio scommesse, 19 nuovi arresti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cremona, tra gli arrestati anche Mauri Milanetto. Indagati Conte, Criscito e il presidente del Siena Mezzaroma per acquisizioni nell'abitazione dell'allenatore bianconero e a Coverciano per l'azzurro. Le parole del PM Di Martino, Criscito non ha nessun divieto di espatrio, poi invita alla prudenza sugli indagati, un avviso di garanzia non equivale alla colpevolezza. Questa mattina all'alba abbiamo iniziato subito a raccontarvi quanto è successo. 19 provvedimenti giudiziari, 14 arresti in carcere, 3 arresti domiciliari e 2 obblighi di firma. Sono finiti in manette tra gli altri il capitano della Lazio, che vediamo nelle immagini, Stefano Mauri, e il centrocampista del Padova, Omar Milanetto. Alle 6.25 inoltre c'è stato un blitz della polizia nel ritiro azzurro di Coverciano per consegnare a Domenico Criscito l'avviso di garanzia ed effettuare una perquisizione. Il difensore è indagato per associazione per delinquere, finalizzata alla frode sportiva, insieme ai genoani Sculli e Calazze, per la partita giocata dai rossoblù contro la Lazio il 14 maggio dello scorso anno e anche per Lazio-Lecce, sempre della stagione 2010-2011. Tra gli indagati anche l'allenatore della Juventus, Antonio Conte, il cui appartamento è stato perquisito insieme all'abitazione dell'attaccante del Chievo, Sergio Pellissier. Per quanto riguarda poi la nostra nazionale, questa avrebbe dovuto essere la giornata sostanzialmente dell'annuncio dei 23, lo sarà, però poi è anche la giornata e soprattutto purtroppo la giornata della polizia, come vedete, a Coverciano, delle perquisizioni, eccetera, eccetera. E ascolteremo tra pochi minuti, proprio il vicepresidente della Federcalcio Albertini, che parlerà dell'aspetto tecnico sicuramente, perché ci siamo e vogliamo ben figurare all'europeo, quindi conosceremo probabilmente, se non subito i 23, magari i 25, ma comunque ci sarà già una lista più ristretta, e poi ovviamente farà il punto ufficiale, il punto istituzionale, anzi, ecco, sulla questione, visto che l'azzurro è così coinvolto con un membro della nazionale oggetto di perquisizione a Coverciano. Rivediamo con le grafiche anche quanto accaduto. Allora, questi sono i provvedimenti, i 14 mandati di custodia cautelare, quindi le persone sono state arrestate: Stefano Mauri, Omar Milanetto, Cristian Bertani, vedete anche le squadre, Alessandro Pellicori, Marco Turati, Paolo Acerbis, Matteo Gritti, e ancora proseguiamo con Tisci, Gatti, Kensei, Lazar, Schulz, Borgulia e Strassler, che fanno parte della cellula ungherese, non tutti sono calciatori, ricordiamo, e poi qui ci sono altri provvedimenti decisi dal GIP: 3 uomini agli arresti domiciliari, l'ex Grosseto Joelson e 2 amici di Carrobbio. Arrivano anche però i benefici promessi per chi ha collaborato con te e Francesco Ruopolo, per i quali è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte alla settimana, poiché nelle ultime settimane hanno collaborato. Andiamo a riascoltare 2 estratti della conferenza stampa del procuratore di Cremona, Di Martino. Si concentra prima sul Siena, poi su un altro match sotto osservazione, sotto inchiesta, Brescia-Lecce. Ci sono state delle perquisizioni, queste si riconnettono più che a quella che è l'ordinanza di custodia cautelare, si riconnettono alle vicende del Siena, relative al 2011. Ci sono grosso modo 7-8 partite del Siena che sono sotto lente e per le quali ci sono delle dichiarazioni che fanno ritenere possibili delle manipolazioni, e quindi questo ha comportato una serie di perquisizioni che hanno interessato non solo giocatori ma anche dirigenti, allora dirigenti o comunque facenti parte dello staff della squadra. Questo è più o meno il quadro generale di questa operazione. Anche l'allenatore? L'allora allenatore. Il presidente? Anche il presidente. Abbiamo avuto una grande collaborazione da parte degli svizzeri che ci hanno consentito di appurare come su un conto facente capo a signori in qualche modo, diciamo, su una società costituita in Svizzera a tal uopo, sono pervenute 2 tranche rispettivamente di 289.000 euro e di 434.000 euro.
Noi riteniamo ragionevolmente che questa seconda tranche si riferisca al corrispettivo per la manipolazione della partita Brescia-Lecce. Il fatto è stato configurato come riciclaggio e anche se non abbiamo ritenuto di intervenire nuovamente nei confronti di signor e Sartori, che erano già stati arrestati, quindi praticamente il provvedimento ha interessato gli altri due soggetti coinvolti nel riciclaggio. Antonio Boselli, che da stamattina ci sta aggiornando su tutto quanto sta succedendo. Dario Nicolini, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno, avete sentito le parole del procuratore Di Martino, una conferenza piuttosto lunga, tante domande ovviamente nella giornata di fatto più importante da quando è iniziata questa inchiesta che si chiama New Last Bet, questa volta si chiamava Last Bet il 1° giugno dell'anno scorso, insomma l'inchiesta è sempre la stessa, semplicemente è un filone che poi ha detto il capo dello SCO Caldarozzi è partito di fatto da dicembre, da quando si sono stati svolti i nuovi arresti, 17 nello specifico, soprattutto quelli di Carobbio e Gervasoni, due pentiti che hanno collaborato come con la giustizia ordinaria e poi anche con quella sportiva, da loro si sono prese le mosse per questa nuova tranche di indagine che ha chiamato in causa partite che prima non conoscevamo, Lecce-Lazio e Lazio-Genoa in particolare, e di queste partite poi sono stati protagonisti in campo, ma soprattutto per quanto riguarda l'inchiesta, personaggi come Stefano Mauri, come Omar Milanetto, ma anche più indirettamente come Domenico Criscito, come Sculli, altro giocatore tra l'altro ex di entrambe, sia di Genoa che di Lazio, giocatori per i quali poi c'è stato un diverso trattamento perché sappiamo che Mauri e Milanetto sono in carcere qui a Cremona, sono arrivati in due orari molto diversi, questa mattina, prima mattina Mauri 6:30, un po' dopo Omar Milanetto, invece ci sono state le perquisizioni per quanto riguarda Criscito e per quanto riguarda Sculli, ma poi non soltanto loro, anche partite come Novara-Siena, le perquisizioni sono state molte e sono state importanti, ad esempio per il Siena anche del presidente Mezzaroma e di Antonio Conte, ex allenatore proprio del Siena nella scorsa stagione. Tante le perquisizioni, una trentina, alcune tuttora in corso, e per quanto riguarda il Siena, parole dello stesso procuratore Di Martino, è sicuramente una squadra molto molto sotto l'occhio dell'indagine, probabilmente c'è massima, anzi sicuramente ha detto, c'è massima allerta nei suoi confronti, perché non si tratta soltanto di Novara-Siena o come si è parlato in ambito di giustizia sportiva di Modena-Siena, ma di 7-8 in corso. E chiaramente viene chiamata in causa anche direttamente la presidenza, quindi c'è poi una responsabilità diretta eventualmente da contestare da un punto di vista dell'accusa sportiva, e questi chiaramente sono dei risvolti molto molto complicati. Si è parlato dell'incontro di Criscito con Sculli insieme a un pregiudicato bosniaco e alcuni ultra del Genoa il 10 maggio, 4 giorni prima dell'incontro Lazio-Genoa, per specificare ulteriormente l'altro incontro che chiama in causa la Lazio, Lecce-Lazio. Su questo semplice incontro sono stati guadagnati dall'associazione, ha detto sempre Di Martino, 2 milioni di euro e sono stati investiti 600.000 euro per corrompere i rispettivi giocatori. E poi si è parlato di riciclaggio di soldi col gruppo dei bolognesi Signori, Ragone, Sartor, già soggetti chiaramente arrestati nelle precedenti occasioni, e poi si è parlato anche degli ungheresi, ed è notizia proprio dell'ultima ora che tutti e 5 gli ungheresi inseriti nella lista degli arrestati sono stati raggiunti dalla polizia, sono in carcere chiaramente in Ungheria. Grazie allora a Dario Nicolini, vi facciamo vedere anche, poi ovviamente siamo pronti a tornare da te, vi facciamo vedere il sito del CONI, c'è il comunicato stampa sul caso scommesse, esprime sdegno il CONI e indignazione, leggiamo quanto scritto sul sito, per quanto sta emergendo da questa mattina in seguito alle operazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Cremona. Il CONI manifesta il più totale apprezzamento e ringraziamento ai magistrati e alle forze di polizia che con le loro azioni aiuteranno il mondo del calcio a far pulizia di personaggi che con subdoli comportamenti illudono i tifosi e nello stesso tempo ingannano i loro sentimenti. Il presidente del CONI sta seguendo con grande attenzione l'evolversi degli accadimenti e ha già preso contatti con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giancarlo Abete, il quale ha inviato una relazione dettagliata sui fatti oggetto di indagine penale e sulle iniziative che la Federcalcio intraprenderà nei prossimi giorni. Petrucci si è già messo in contatto anche con il ministro del Turismo per informarlo sugli sviluppi al quale ha fatto pervenire la relazione approntata dalla Federcalcio. Ci fermiamo, torniamo tra poco.